Salve a tutti ragazzi, secondo un'ultima notizia di Gianluca Di Marzio, un'ultima news, il Napoli ha bloccato Thomas Vaclic o Vaclic o come volete chiamarlo voi, comunque il portiere del Siviglia ragazzi, 32enne della Repubblica Ceca. Dunque, questo potrebbe indicare, se la notizia se sarà vera, che partirà Ospina perché sappiamo che il titolare sarà Meret. O potrebbe anche essere come un giocatore che arriva come terzo portiere, ma io non credo. Io credo molto che molto semplicemente sia un giocatore alla Ospina, che però sia un po' più scarso, un po' più economico e che quindi permetta a Meret di essere titolare sempre. Quindi l'arrivo di questa notizia penso che cioè, Gianluca Di Marzio è attendibile, per carità, quindi non è che voglio mettere in discussione la fonte. Ma l'arrivo di questa notizia, se sarà vera, 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 indica palesemente che questo giocatore andrà a fare il secondo portiere. Non penso che il Napoli lo rivenderà a qualche altra squadra, non ne vedo il motivo. Per il momento il Napoli lo ha semplicemente bloccato, vale a dire che ha gli accordi ma non intende acquistarlo. Questo perché secondo me deve prima vendere Ospina. E De Laurentiis lo ha detto ieri nell'intervista tra le altre cose, il Napoli prima venderà e poi acquisterà. Perché i fondi al momento non ci sono e se ci sono non bastano per fare una campagna acquisti soddisfacente. Quindi prima venderà Ospina, poi verrà preso definitivamente questo Vaclic, però intanto ci sono gli accordi con il giocatore e forse anche con il club del Siviglia, perché è un giocatore comunque 32enne, non verrà a costare tantissimo e dunque ragazzi può darsi che si riuscirà a prendere lui come vice di Meret. E sinceramente va bene. È vero che a questo punto, da tifoso, preferirei che rimanesse Ospina. Ospina è sicuramente più forte rispetto a Vaclic, però a livello funzionale, a livello di logica, ci sta che il Napoli comunque vada a prendere qualcuno di meno forte e che quindi responsabilizzi di più Meret. Detto ciò, questo era un video brevissimo. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. Sempre Forza Napoli, ragazzi. Iscrivetevi a questo canale perché arriveranno ancora tanti video sulle news di mercato e sulle partite dell'Europeo, perché insomma adesso sono state eliminate dall'Europeo tutte le dirette avversarie dell'Italia, a parte il Belgio che dovremo affrontarlo noi, e quindi sarà davvero interessante. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti e bye bye.